I rumors politici la davano oramai in ritirata, ma Anna Giancotta, candidata a sindaco del centro-sinistra a Polistena, in una conferenza stampa tenutasi oggi nella sede della coalizione che la sostiene, non solo ribadisce la sua candidatura, ma allo stesso tempo si dichiara disponibile a fare le primarie per la scelta del candidato che dovrà contendersi la poltrona di primo cittadino con il sindaco Tripodi. E sono state proprio le primarie e il casus belli che ha provocato la rottura nell'area di centro-sinistra, in quanto Michele Spanò, uno degli animatori dell'associazione politico culturale Progetto Polistena, non aveva accettato la candidatura calata dall'alto della Giancotta e ha deciso qualche giorno fa in modo autonomo di presentare una lista distinta e distante dalla Giancotta. Ora la candidata a sindaco Anna Giancotta ha deciso di fare un passo indietro, tentando di mettere la palla al centro e giocare una partita unitaria nell'area del centro-sinistra. Tutto sta se Spanò a questo punto accetterà le primarie, visto che i tempi per lo svolgimento sono risicatissimi. Ma sentiamola al nostro microfono. Dopo le recenti vicende che hanno visto qualche elemento della maggioranza che aveva dichiarato il proprio appoggio alla candidatura di Anna Giancotta fare un passo indietro, Anna Giancotta, in nome dell'unitarietà di una proposta politica e di un cambiamento che vuole essere concreto, nel corso di una conferenza stampa ha lanciato un guanto di sfida. Confrontiamoci sostanzialmente. Cosa ha portato a questa decisione? Dunque, io nasco, diciamo, da una. Sono stata individuata quale strumento, io mi sono definita tale, di strumento di un cambiamento a Polistena. Ecco, la mia nomina a sindaco è venuta alla candidatura, eventuale candidatura a sindaco, è venuta fuori da un tavolo di attori politici della mia città. Ma nel venire a conoscenza, dopo lungo periodo, che parte di queste forze erano, non sono dentro al progetto, io da qui oggi mi sento di dire per il bene comune della nostra città, quale io tendo a precisare che deve essere l'obiettivo principale di questa competizione elettorale, io lancio la sfida a Michele Spanò. Delle tante reclamate primarie, incontriamoci, parliamo di primarie, facciamo le primarie, convochiamo queste primarie, li effettuiamo e vediamo veramente la città, chi riuscirà a creare entusiasmo verso questo progetto per il vero cambiamento a Polistena. I tempi sono comunque ridottissimi. Molto ridotti, però già in altre città sono state effettuate le primarie pochissimi giorni fa. Io da qui dico, la prossima settimana, il 23, potremmo anche condurle. E se questa proposta non dovesse essere accettata? Io devo qui precisare che io in questi mesi mi sono impegnata insieme a dei... donne e uomini professionisti di vita per mettere su una lista. Io la lista ce l'ho pronta e quindi noi andremo avanti. Quindi in ogni caso, primario o meno, la candidatura di Anna Giancotta, sindaco di Polistena, resta valida? Sì, assolutamente sì.